La miglior cosa sarebbe scrivere gli avvenimenti giorno per giorno. Tenere un diario per vederci chiaro. Non lasciar sfuggire le sfumature, i piccoli fatti anche se non sembrano avere alcuna importanza. E soprattutto, classificarli. Bisogna dire come io vedo questa tavola, la via, le persone, il mio pacchetto di tabacco. Poiché è questo che è cambiato. Occorre determinare esattamente l'estensione e la natura di questo cambiamento. Per esempio, ecco un astuccio di cartone che contiene la mia bottiglia d'inchiostro. Ecco che bisognerebbe provare a dire come io la vedevo prima e come adesso. Ebbene, è un parallelepipedo rettangolo che si distacca su. È idiota. Non c'è nulla da dirne. Ecco quel che si deve evitare. Non bisogna mettere dello strano dove non c'è nulla. Credo sia questo il pericolo. Quando si tiene un diario, si esagera tutto, si sta in agguato, si forza continuamente la verità. D'altra parte sono certo che da un momento all'altro, sia a proposito di questo astuccio che di qualsiasi altro oggetto, io posso ritrovare l'impressione dell'altro ieri. Devo prestare più attenzione. Devo stare molto allerta, altrimenti essa mi scivolerà ancora tra le dita. Non bisogna forzare, ma notare accuratamente con i maggiori particolari tutto ciò che succede. Naturalmente non posso più scrivere niente di chiaro su queste storie di sabato e dell'altro ieri. Ne sono già troppo lontano. Posso dire soltanto che né l'un caso né nell'altro non vi fu niente di ciò che si vuol chiamare un avvenimento. Sabato i ragazzini volevano giocare a far imbalzare i ciottoli sul mare ed io avrei voluto imitarli. Ma ad un tratto mi sono arrestato. Ho lasciato cadere il ciottolo e me ne sono andato. Dovevo avere un'aria smarrita probabilmente, poiché i ragazzini mi hanno riso dietro. Questo esteriormente. Ciò che è avvenuto in me non ha lasciato chiare tracce. Devo aver visto qualcosa che mi ha disgustato, ma non so più se guardavo il mare o il ciottolo. Il ciottolo era piatto, asciutto da una parte e umido dall'altra. Lo stringevo ai bordi con le dita molto allargate per evitare di insudiciarmi. L'altro ieri è stato molto più complicato. E c'è stata quella serie di coincidenze, di equivoci che non so spiegarmi. Ma non ho alcuna intenzione di divertirmi a mettere tutto questo sulla carta. È certo, infine, che ho avuto paura o qualcosa del genere. Se sapessi soltanto di che cosa ho avuto paura, avrei già fatto un gran passo. Il curioso è che non sono affatto disposto a credermi pazzo, anzi, vedo chiaramente che non lo sono. Tutti questi cambiamenti concernono gli oggetti, o almeno è questo di cui vorrei essere sicuro.